Buongiorno. Buongiorno. Intanto desidero ringraziarla per aver accettato di condividere attraverso una breve conversazione qualche aspetto della sua vita passata, soprattutto relativamente al problema che ha avuto con l'alcol e anche rispetto all'esperienza presente che sta facendo qui al CUFRA, dove è impegnata in un percorso proprio per affrontare questo problema. Ecco, le chiedo per iniziare di raccontarci qualcosa della sua storia di vita, partendo magari da quando era bambina, per poi arrivare a spiegarci in che modo l'alcol è entrato nella sua vita, quali sono gli eventi, le situazioni che secondo lei hanno influito. Bene, io ho 57 anni, abito da sola, e comunque io da bambina posso dire che i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente. Proprio due genitori miei padri, io non ce l'ho più purtroppo, però ancora mia mamma che ha 91 anni e ancora adesso quando le telefono mi dice che mi vuole bene, insomma, e infatti l'ho passata proprio bene la mia infanzia. Ha un ricordo abbastanza sereno, insomma, di quegli anni. Ho proprio un ricordo, sono proprio serena e non riesco a capire come ho fatto farmi staccare questa molla sull'alcol. Che non mi mancava niente, in pratica avevo il lavoro, avevo tutto. Comunque niente, poi quando sono entrata da dipendente è successo che... Più o meno che età ho iniziato a assaggiare il vino a 18 anni, mangiando bevevo un mezzo bicchiere di vino così. E sono andata sempre avanti così, non ho mai aumentato la dose in pratica. Poi a 20 anni mi sono sposata, e ho vissuto con mio marito, anche io ho fatto una vita tranquilla, serena, ero felice e tutto, e bevevo normalmente. Qui era un bere sociale. Un bere sociale, abbastanza controllato. Ero sempre sobria però. No? Comunque niente, poi quando è successo che è mancato mio marito in un incidente stradale, lì mi è caduto il mondo addosso. E ho iniziato a chiudermi me stessa, cioè non mi andavo di parlare con le persone, non... Solo con mia mamma avevo un po' di dialogo. In sostanza si è trovata a vivere una situazione di solitudine, se ho capito. Sì, e anche di depressione. Anche un po' di depressione perché vivendo poi da sola. Mia mamma mi aveva proposto di andare con lei, solo che lei ha le sue modi di vivere, i miei, e poi oramai ho preso quella strada lì. E niente. E così vivendo anche da sola la depressione è anche subentrata. E in quel contesto lì? Si è avvicinata all'alcol? In quel contesto lì mi sono avvicinata all'alcol, sono andata un giorno al supermercato e ho visto quei cartoni di vino e ho detto ma proviamo a prenderne uno. Ho provato di certo di lì e sono arrivata a casa, ho iniziato a bere e poi da lì sono andata avanti. Secondo lei si può dire che usava un po' l'alcol come antidepressivo? Sì, sì, difatti quando bevevo poi mi sentivo più forte, più energica. Poi alla fine quando ero proprio al limite dell'alcol stavo male. Però quando stavo male mi rendevo conto, però poi appena stavo un po' meglio ricadevo di nuovo. Le capitava anche di iniziare a bere già di prima mattina? Sì, infatti io il mattino, no, come tutte le persone normali, si prendono la sua tazza di latte e di tè. Io niente, io mi prendevo il mio mezzo bicchiere, a volte anche un po' di più di vino, e poi andavo a lavorare. Che lavoro faceva? E faccio il lavoro di carpenteria in ferro, un lavoro che faceva mio marito, solo che lui era tipo capo officina, io faccio proprio operaio, io faccio pulizie negli uffici, faccio un po' il jolly. Capitava di bere anche sul lavoro? No, prima no, ma poi negli ultimi tempi sì. Negli ultimi tempi io andavo a comprare, mi prendevo i miei cartoni di vino, poi li lasciavo a casa e uno o due li mettevo sotto il sedile della macchina. In maniera così che quando mi sentivo un po' senza benzina, così allora io prendevo la mia benzina da sotto il sedile e me la bevevo. Il motore andava un po' in riserva. Il motore andava in riserva. Già al mattino. Segnava già rosso. E lì iniziava ad andare male, adesso me ne rendo conto. Ecco. Questa situazione è andata avanti un po' di tempo, a un certo punto lei matura la scelta di farsi aiutare. Sì. Come c'è stato qualcuno che l'ha aiutata? Come è andata? Mia sorella mi ha aiutato parecchio. Io a mia mamma non gli ho detto niente per non farla soffrire, perché avendo 91 anni non volevo dare dispiacere. Ma mia sorella mi è stata veramente tanto aiutata. Anzi, sono arrivata al punto che non la sopportavo più, non volevo neanche più sentirla. Per
cercava di aiutarmi, io invece non capivo che voleva aiutare. Era insistente, batteva sempre lì. Batteva. E infatti poi quando mi ha detto appunto qui alla comunità del Curta, io sono subito, dentro di me dico no, sono andata nelle cliniche e così sono uscita, stavo magari quel mese, neanche due, così, poi dopo ricadevo di nuovo. Però alla fine poi si è deciso. Poi mi sono deciso. Ha ceduto le pressioni della sorella. Ho tenuto la pressione perché mia sorella ha detto per di mente che se io non accettavo di venire qua al Cufra, niente, lei non mi aiutava più, cioè, per me non, io non esistevo più. Okay. E allora mi sono decisa. Che, qual è stato il primo impatto e poi come si è trovata dopo, come si trova adesso? Beh, comunque il primo impatto è stato un po' che mi sono trovata persa, no? Cioè non avevo mai visto una comunità, cioè non sapevo com'era e tutto. Poi quando sono entrata ho iniziato a vedere le persone e tutto così e mi sono un pochino, cioè non ambientata, mi sono lasciata un po' andare, no? Si è sentita accolta in qualche modo? Mi sono sentita accolta, veramente, mi sono accolta bene e allora io ho preso un po' di fiducia nelle persone. Comunque, poi qui a Cufra quello che mi aiuta anche tanto è anche i gruppi che facciamo. Le terapie di gruppo. Le terapie di gruppo che facciamo, specialmente alla sera quando c'è la riunione, che parliamo appunto della giornata, come l'abbiamo passata e tutto, i lavori che facciamo, che poi non sono lavori pesanti, così comunque aiutano tanto anche a renderti viva, a renderti più anche socievole con le persone. Attraverso per esempio questa revisione che si fa la sera, lei tiene anche una memoria scritta, sì, del suo percorso? Sì, sono fatta il mio diario, ho già riempito un quaderno e tutti i giorni scrivo quello che faccio, quello che succede e tutto, in modo che poi quando finisco il mio percorso che uscirò, no? Se capita quella volta magari mi viene la tentazione anche andando a comprare delle bottiglie di vino, così di cuore no perché non certo. Però comunque vedere i cartoni di vino, le bottiglie, allora mi fermo un attimo, ritiro fuori il mio diarietto, me lo rileggo tutto bene, così ricordo ancora il Cufra e allora così riesco ad andare avanti. Dovesse dire cosa sta cambiando dentro di lei attraverso questa esperienza che sta facendo qui? Ma dunque, adesso io ho fatto 3 mesi al 2 di marzo che sono qui e mi sento già più, ogni tanto mi prende quella non nostalgia del bere, quella dico se esco di poi dopo l'inizio, quella paura, però si sta affievolendo, cioè mi sento già anche più forte dentro di me, no? Mi sento già più viva, più. Logico, non tornerò più come prima perché, però almeno non bere più, cioè, so che quando sono qui ho il mio lavoro, o c'è mia mamma, mia sorella, così, cioè, so che ho fatto un passo giusto venendo qui a Cufra, che mi hanno aiutato parecchio, mi stanno aiutando parecchio. Provi a immaginare una situazione che probabilmente capiterà quando tornerà nella sua vita autonoma, lei ha tu per tu con la possibilità di bere, lei che la bottiglia. Che cosa le permetterà di dire di no, secondo lei? A che cosa farà affidamento? No, farà senz'altro affidamento a quei 5 mesi, quel percorso che ho fatto qui al Cufra, che mi sta servendo tanto e penso che andando avanti così riuscirò, me lo auguro, a uscire e non dover più bere, perché adesso come adesso non ne sento il bisogno. E poi anche per mia mamma stessa, per i miei, per me stessa anche. E poi ci penso anche agli anni che ho buttato via nell'alcol. Rimarrà un po' di sana paura sempre in lei? Sì, quella sì. Quella un po' di paura rimarrà, penso che rimarrà sempre. Che non riuscirò a tenerla del tutto, però avrò sempre quel timore di che scatti quella molla. Che ti aiuta della per riserva. E spero che appunto ci sia un freno in me che mi dia una mano a... Per chiudere vuole lasciarci ancora un pensiero, qualcosa che le piacerebbe venisse ricordato in chi ascolterà questa testimonianza? Ma io quello che posso dire è che mi è servito tanto a me, che non volevo farlo, e stare di venire qui al Cufra, che venendo qua io mi sono trovata molto bene e mi sono sentita... che mi hanno voluto anche...
Grazie, buon Prego. cammino. Grazie tante a lei.